Grazie Marta. Questo è un altro momento atteso, Molto atteso, finalmente, molto atteso. Finalmente arriva su questo palco anche lei, il nostro presidente di giuria. Presidentessa, prima mi fai le pulci. Allora, se dico presidente, se dico presidentessa, no, devi dire... Ma chi ti ha detto niente? La nostra presidentessa di giuria. Tu devi stare calmo comunque. Sempre. Okay? Sempre. Allora, signore e signori, questa sera con noi qui sul palco Silvia Salemi! E mentre Silvia arriva qui da noi, cantante, cantautrice, tantissime cose, scrittrice, ma potete seguirla anche tutti i giorni in diretta su Isoradio con noi contro di noi. E lei è Silvia Salemi. Ciao Silvia. Buonasera, buonasera. Buonasera, benvenuta. Ci avete fatto questo scherzetto a noi cantanti di metterci lì, bravi, bravi, si fa così. Come sta andando? Beh, ragazzi, intanto vorrei fare una nota seria perché la serata è divertente, c'è tanto intrattenimento, ci sono tante belle voci, però c'è una prima ratio che è una nota meravigliosa, insomma una nota di cuore. E vorrei sottolinearlo perché sono una mamma e quindi non posso non dire che credo che sono qui prima di tutto per questi due cuori che sono i cuori di questi due genitori che hanno trasformato, secondo me, una prima causa di chiusura in se stessi, la perdita di un figlio, che è la perdita più grande, più contro natura che ci sia, in un'occasione di incontro invece con altri cuori, con altre persone, con occasioni di musica, di restituire sorrisi, e quindi un grande applauso a questi due genitori che sono Franco e Barbara. E io stessa, non so, sono molto emozionata perché non sono serate di musica e basta, quindi quando si viene qui si arriva con un altro tipo di rispetto e dobbiamo farlo con grandissima umiltà, quindi forse grazie di avermi voluta. È la bellezza della musica, no? La capacità di arrivare laddove magari le parole fanno fatica invece. Ma stasera ne parlavo con una persona dell'organizzazione molto vicina a loro, a voi, e dicevamo se non ci passi non lo capisci. Anch'io ho perso una sorella di leucemia e la perdita, insomma, un bambino che va via è una perdita per l'umanità intera, insomma, perché una vita non vissuta, una vita che non è stata, e anzi questa bambina si pensava che vivesse molto meno, quindi c'è stato uno sforzo di anima, di coraggio di genitori, sforzo sanitario, credo ci sono tante cose che forse è meglio non dire, meglio tacere e forse provarci solo con la musica, insomma, ad arrivare lì dove è lei, insomma, con amore, con tanto amore, che è quello che c'è stasera, voglio dirlo perché si sente molto. Assolutamente, grazie Silvia per le tue parole. Grazie a voi di organizzare, insomma, questa è la sesta edizione, non è una passeggiata di salute, no, c'è un anno di lavoro, mi pare di capire. Svariati capelli bianchi in più ogni anno, Franco, notato, quindi... E tra l'altro, Silvia, tu devi sapere che loro continuano a farlo sempre, proprio incessantemente, malgrado la risposta del pubblico non sia ancora così potente, per questo io parlo di bassa parola, perché mi piacerebbe vedere questo teatro strapieno di... Ma sai, ci sono delle cose che si fanno sull'onda emotiva, io mi occupo di organizzazione di eventi da poco, da qualche anno, e adesso mi chiedono di organizzare un evento per le Marche, perché c'è stato questa enorme, insomma, tragedia dell'alluvione, per carità. E non mettiamo a pari nessuna tragedia, ognuna è fonte di dolore alla pari e nessuna è superiore all'altra, però quando si fanno poi le prime riunioni si dice sbrighiamoci che adesso c'è l'onda emotiva, dobbiamo raccogliere subito i fondi, realizzare subito il concerto. Io dico, per queste cose l'onda emotiva è eterna, perché quando si perde un figlio l'onda emotiva non finisce mai, per due genitori è una condanna per sempre, per cui altro che passaparola dobbiamo fare, dobbiamo avere il coraggio di dire c'è stata una serata dove due genitori che potevano chiudersi non si sono chiusi e hanno fatto una serata così, quindi vi prego, hanno fatto altro che passaparola, sei anni di serata, diffondete il verbo, perché ce n'è da dire, troviamo il coraggio, troviamo le parole, che non è facile, però troviamo le parole.
Silvia, grazie. Cosa? Intanto, e poi noi abbiamo questo piacere immenso di ascoltarti, quindi ci fai questo regalo. Ora ci provo davvero, nel senso non è facile dopo questa, insomma, va bene, dai, proviamo. Non anticipiamo nulla, però ne parliamo. 25 dopo, anni di A Casa di Luca, dai, diciamo questa cosa, così si drammatizza un po'. 25 anni. Ti sono cresciuti i capelli bianchi nel frattempo, ma ragazzo. Ma io già partivo avvantaggiato. Io li tingo. Vabbè, una pupa tu proprio. Insomma, ho due pupe a casa più che altro, che non sono più tanto pupe, stasera sono in giro a piede libero con i fidanzati, non lo so io. Io sto qui a distrarmi per far finta che non ci penso, però è così ragazzi, è così. Silvia Salemi. Grazie. A Casa di Luca. A casa di Luca, lo stato ideale, perché ognuno a casa di Luca è nient'altro che sé. Certe sere a casa di Luca facciamo le tre cantando le canzoni. Che belle vibrazioni ancora. Dal cuore e la vita ad un televisore. Ma la sera a casa di Luca torniamo a parlare. Ma la sera a casa di Luca che musica c'è? E si discute a casa di Luca e non sai quanto vale. Sembra niente invece importante. Ci devi venire dal balcone a casa di Luca. Si vede anche il mare, parte una canzone, che bella dimensione, ancora possiamo ritrovare. Dal balcone a casa di Luca si vede anche il mare e passa una canzone. Grazie, mi hanno lasciato sola.
entrate. No, in realtà l'abbiamo lasciato sola qua, perché pensavamo che ci volessi fare anche un altro pezzo. Non andremo troppo distanti. No, mi pare che ti lasciamo sola. Mi ricordo che sono passati 25 anni, ragazzi, è una però è stato bellissimo, mi hai fatto fare un tuffo nel passato. Davvero. Quando questa canzone è uscita, io arrivavo a Sanremo, avevo 19 anni, ed erano tutti davanti a me, e c'erano i Pippo Baudo, c'erano i Sergio Bardotti autori, c'erano i Gino Landi. Poi queste persone sono andate avanti, è arrivata la nuova generazione. Amadeus, adesso quando mi trovo in questi posti o gironzolo per le radio, sono tutti 16 anni, e 17 anni, e 18 anni, e quelli non ci sono più. Io sto in mezzo e dico, e mo? Che si fa? Che si fa? Una minestrina alle figlie, che va sempre bene, ragazzi, ti distrai così. Che vada, dici tu. Va sempre bene. La famiglia ti salva la sempre. La famiglia ti salva la vita, hai ragione. Davvero. Beh, no, noi vogliamo quindi ascoltare ancora un po', ti va? Allora, c'è da dire una cosa. Chiediamo molto alle nostre giurati. E anche sì, c'è da dire una cosa. Molto brava Valentina, mi piaci, molto brava, non ti avevo mai sentita è da brava, vivo. Brava, brava. Tra l'altro sei stata al San Meriz quest'estate, è vero? Allora, c'è una canzone che mi piacerebbe farvi sentire, che quest'estate è uscita in celebrazione, insomma, per festeggiare questi 25 anni, che diciamo l'ascolti e sembra una canzone molto leggera, perché ha un arrangiamento attuale, perché è tutta scritta in una tonalità maggiore, poi però se ti addentri nel testo lì casca l'asino, perché è proprio l'uomo che casca nel burrone, perché l'uomo ci ricasca sempre, homo homini lupus non tramonta mai, noi siamo capaci di farci la guerra dopo il Covid, di indossare le mascherine mentre spariamo sulla gente, perché ci proteggiamo dal nemico però spariamo alle persone. Questo è l'uomo. Allora è nata Noi contro di noi, ve la vorrei cantare questa sera, così chiudiamo il mio intervento con un po' di piccola polemica tra di noi, contro di noi, perché ci vuole, ci dobbiamo un po' attirare le orecchie, ragazzi. Grazie mille. Silvia Salemi. Noi contro di noi. Ogni giorno vedo cuori stanchi, si trascinano e non vanno avanti, diamo sempre colpa agli altri, mi diceva mio papà. Oggi io dico le stesse cose, fingono di star bene le persone, ma di notte le paure fanno più rumore. Mai, 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 non siamo mai, mai, mai felici, mai, 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 noi vogliamo sempre di più. Mai, 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 non siamo mai, mai, mai felici. Mai, 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 noi vogliamo sempre di più. Noi contro di noi. Nell'aldilà, ma la verità è che il prezzo cambia in base a come ti comporti qua, me lo diceva mio papà. Sono i giovani il futuro, le mie figlie e i tuoi bambini, loro che vedono tutti buoni, anche quelli più cattivi. Siamo bravi ad insegnare ciò che abbiamo bisogno di imparare. Mai, 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 non siamo mai, mai, mai felici, mai, 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 noi vogliamo sempre di più. Mai, 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 non siamo mai, 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 noi vogliamo sempre di più. Noi contro di noi, contro di noi, ma siamo sulla stessa palla blu. Noi contro di noi, contro di noi, ma siamo sulla stessa palla blu. Ma siamo sulla stessa palla blu. Siamo mai, mai, mai felici, mai, 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 mai. Noi contro di noi.
Grazie, grazie. Silvia Salemi, grazie Silvia. Grazie a voi, grazie, ragazzi, che vinca il migliore. Siamo sulla stessa palla blu, ricordiamocelo quando buttiamo le cartacce. Grazie, grazie mille. Grazie, Silvia. Buon concorso, grazie. Torna nella sua postazione. Torna alla postazione a fare giustamente il suo dovere da giurata, che voi sta responsabile.